molto concentrati, forse troppo. E sì, no, ci tenevamo a impattare subito una gara così, perché sapevamo che loro, se concedi spazi, poi ti possono far male. Ci siamo riusciti e credo poi la svolta sia stata proprio nei primi minuti iniziali. Niente, devi rimanere calmi, concentrati e di lasciare pochi spazi agli avversari, è quello che poi abbiamo cercato di fare nel secondo tempo. La spinta del pubblico? Tanto, e credo poi si sia visto in campo, perché veramente andavamo su tutti i palloni. Tante emozioni oggi in particolar modo nel minuto di raccoglimento? Ma sicuramente, io come credo tanti miei colleghi erano del... Insomma, non volevamo giocare perché comunque non ci sembrava giusto e corretto nei confronti di chi sta soffrendo a pochi chilometri da noi, quindi. Però hanno deciso di giocare e, ripeto, c'è stata tanta emozione perché insomma è un dolore che credo non andrà mai via nel cuore e nei pensieri di tutti. L'ho detto anche prima, ce ne dispiace tantissimo perché ha visto quei momenti, però sappiamo anche che il derby è una partita talmente particolare che basta un attimo poi per accendere gli animi di tutti. Ecco, diciamo che però non avete dato proprio un buon esempio oggi. Capito, cosa purtroppo è capitato e speriamo di non farlo capitare più. La squadra, la sofferenza che c'è stata dopo il secondo gol, il merito della Roma o qualcosa non ha funzionato in equilibrio? Ma guarda, sinceramente vorrei sempre soffrire così, non ho idea. Sappiamo che avevamo di fronte una squadra forte, quindi ci poteva essere che soffrivamo un po'. Grazie.